La J-Pop mi ha inviato in anteprima il primo volume di Dan Da Dan, un manga horror comico, soprannaturale e completamente fuori di testa, e con il giusto fanservice, scritto da Yuki no Butatsu. Inoltre sta avendo un successo incredibile in Giappone e qui in Italia sarà disponibile dal 21 settembre in libreria, fumetterie e negli store online, e solamente in fumetteria potrete trovare anche la versione variant. Ma passiamo alla trama! Momo Ayase, una liceale innamorata dei tipi virili come il suo amato attore Kenta Kakura, è stata appena mollata e pestata dal suo ex, che ha insultato con nomi di molluschi e pesci. Così affranta si aggira per la scuola e salva un ragazzo bersagliato dai bulli. Il suo soprannome è Mister Occulto. Solo che tra loro non nasce subito l'amicizia, ma piuttosto un battibecco, visto che Momo crede negli spettri e lui negli alieni, ed entrambi sono sicuri che le convinzioni dell'altro siano ridicole. Così lei manda Mister Occulto in un tunnel teoricamente infestato dagli spettri e lui spedisce lei in un ospedale in rovina che si dice essere un punto di attracco per gli UFO. Il problema è che avevano entrambi torto, perché lui incontra una turbononna spettro arrapata e lei degli alieni che vogliono fecondarla. E credo che non serva aggiungere altro per farvelo leggere. Ma se proprio devo mettere la ciliegina sulla torta, oltre alla probabilità che si innamorino Momo, nipote di una medium, e Kenta Kakura, perché sì, si chiama anche lui così come l'attore di cui lei è follemente innamorata, la vera ciliegina è che la turbononna spettro gli ha fatto sparire il cazzo!